il mondo ha conosciuto una cantata scenica su Daria Dugina, che è un mito da incarnare. Come? Grazie a Maurizio, che ha scritto un libretto di liriche di Daria. Grazie a un compositore d'orchestra, un maestro, Angelo Inglese, che lo ha letto. Grazie all'insistenza di Emanuele Campilongo Latina, che vende questi libretti, a obbligarmi, padrone del mio silenzio, schiavo della parola pronunciata, ad andare a Roma a incontrare un direttore d'orchestra. Io ho visto due opere liriche in tutta la mia vita, bellissime, ma non sono competente. In una trattoria lo ascolto, mi dice che vuole fare un'opera lirica per Daria, si realizza un'opera e non vi abbiamo chiesto un euro. Ci è costata 13.000 euro e lì si crea il butterfly effect, perché dalla Corte dei Brutti, insignificante luogo e posto del mondo, finiamo alla Federazione dell'Ambasciata Russa, che aveva visto sul canale 1 russo la diretta della Corte dei Brutti di un'opera su Daria. Da lì finiamo alla richiesta in Serbia, davanti all'ambasciatore russo serbo ed altre personalità. Fabio, è stato un successo? Un trionfo. Un trionfo, il giorno dopo sui giornali, e a Mosca che ci hanno detto, si può fare a Shanghai? Però la vostra artista russa, Elena Zarenko, figura angelica, artista meravigliosa, non può cantare, perché se la facciamo a Shanghai, canta un'altra. Beh, vi lascio, no, c'è una telecamera accesa, non potete neanche immaginare che è l'altro. Il butterfly effect è che quando c'è una volontà, c'è una via, quando c'è una via, c'è una volontà, e se avete qualche nozione sul circolo Jozinski, su cui Dugin è nato, cresciuto e si è formato, avreste la percezione di che cos'è la magia. E se migliaia di persone non avevano la benché minima cognizione di causa di che cos'era la multipolarità, beh, dopo l'incontro che abbiamo avuto a Mosca, da allora non si parla altro che di multipolarità. Simbolo quasi ideale di quello che potrebbe fare uno strumento come questo. Cioè, noi dobbiamo cercare di penetrare in territori altri rispetto alle nostre bolle di consapevolezza straordinaria, no? E per farlo abbiamo bisogno di grande qualità e di territori che sono contaminati da chi non la pensa come noi. Quindi, come dire, è molto più interessante andare a fare un'azione di arte multipolare, cultura multipolare, in un luogo che non è già a noi affine, secondo me. Questa associazione, se avete un contributo di idee di come metterla in piedi, su quali leve far funzionare questa associazione qua, soprattutto per il bene degli italiani, per il bene degli europei, perché i russi non hanno bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di loro. Noi dobbiamo pregare tutti i nostri dei, quelli che abbiamo, che vincono questa guerra qui, perché non ce n'è un'altra, cioè probabilmente non c'è un'altra opportunità, è l'ultima che passa come opportunità. Infatti una delle profezie, quando dicevano Roma terza Roma, e dicevano anche non ci sarà una quarta, quindi o resta quella e si ritorna anche alla prima volendo, ma non c'è una quarta. Qui quello, siamo entrati in un gioco talmente privato, e noi dobbiamo portare il nostro contributo qui con questa. Grazie, Maurizio. È un punto cruciale questo, che si ricollega a quanto ha spiegato ai giovani di Zenit, ma non solo, Alessio, quando ha detto tutto è politica, anche un po' se cenere politica, e non è un modo di dire, è così. Noi viviamo in un paese che, oltre a essere un test e laboratorio per il mondo, dove tutto viene sperimentato prima qui perché possa essere applicato altrove, e non mi dilungo sui motivi, ma dopo con un bicchiere di vino in mano, se li volete conoscere, ve li spiego, che ha l'80% del patrimonio universale dell'arte, di tutto il territorio del pianeta Terra, l'80% del patrimonio artistico ce l'abbiamo noi. Se non altro per questo, un'occhiatina diamocela, no? L'arte, è stato anzi detto, è l'arma più potente di cui l'uomo si può disporre per
cambiare il mondo, per anticiparne il cambiamento, per ascoltarlo e per trasmetterlo. E questo l'abbiamo detto anche a Palazzo Reale, che è il secondo monumento nazionale. E se qualcuno ci aveva avuto qualche dubbio, oggi obbligatoriamente si è dovuto ricredere. Quando noi, negli aperitivi milanesi Radical Chic, insieme a Daria Dughina, spiegavamo il progetto Eurasiat ai corsivisti del Sole 24 Ore, che da più di 20 anni si occupano del mercato dell'arte, ai docenti universitari di storia dell'arte, alla domanda che rivolgevano a Daria o a me, non certo ad Alex Gintrop, dicevano: ma voi cosa sapete dell'arte? E noi: nulla. E quindi noi siamo dei costruttori di ponti, cioè noi siamo donne e uomini che vengono dal futuro, sono tornati in questo passato presente per chiedervi se volete tornare nel futuro, venire nel futuro con noi. Noi ci torniamo al futuro perché veniamo da lì. Che tu sia Van Gogh e non venda un quadro in tutta la tua vita, o che tu sia un aspirante Van Gogh, o che tu sia Fontana, spiegavamo a questi importanti personaggi che avevamo davanti, è irrilevante. Com'è irrilevante? No. Come è invece rilevante se io ho delle capacità erotiche e seduttive con un gallerista di Los Angeles, che se riesco a dominarlo come lui ama essere dominato sotto il profilo sessuale, il giorno dopo, se metto una gomma americana attaccata a una tela, io divento miliardario. Perché chi fa soldi, non chi fa arte, chi fa soldi nel settore artistico, spesso oggi dipende dalle sue magistrali competenze nella dimensione sessuale, perché il gallerista fa la differenza. E quindi abbiamo detto: noi costruiamo ponti, dove che tu sia famoso o non sia conosciuto, come quel povero, come si chiamava lì, Van Gogh, che non ha venduto neanche un quadro e oggi sono di un valore non calcolabile, se vuoi tu puoi attraversare questo ponte che dalla modernità ti porta nella postmodernità. Lo puoi fare con la tua arte. Se invece vuoi rimanere nel tuo mondo, come in parte poteva provocatoriamente voler segnalare il nostro amico, lo puoi fare, resta dove sei. Non è un problema nostro. E quando ci hanno detto esplicitamente: ma voi chi siete? Noi siamo dei nuovi cartografi, chini sulle mappe, a disegnare nuove rotte esistenziali per passare da un mondo che muore a un mondo nuovo. Navigare necessita essere, se usi le vecchie carte, alla fine della Marina Militare Italiana che si è arenata in secca davanti alle coste dell'Albania. Devi avere le carte nuove e non abbiamo la presunzione, né tantomeno l'arroganza, di dire dove andare. Ma ti diciamo semplicemente che se la tua rotta va verso sud, sud-est, sud-ovest, nord-est, hai bisogno di nuove carte per navigare. E noi siamo quelle carte.